come organizzazione, come associazione, abbiamo sempre avuto al centro il benessere della persona, dal lavoro alla sua vita sociale, quindi ci fa piacere appunto sentire un po' quello che si muove nel comune di Cassano d'Adda. Noi pensavamo per una mattinata, ecco, di fare appunto, abbiamo pensato a quattro temi con cui vorremmo parlare con Arianna, poi però se volete fare delle domande liberamente, apertamente è possibile. Chiedo un piacere a chi? A Lorenzo, vai a chiamare la Giusy, perché è l'altro che li chiamavo quando iniziavamo e poi loro aspettano che li chiamiamo. Va bene, allora la prima, qui è più tanto magari scorrono delle diapositive di eventi che abbiamo fatto durante l'anno, un po' per ricordarci e riportare un po' quello che è la nostra azione. Noi siamo un'associazione, ci presentiamo magari per correttezza agli ospiti, abbiamo un 150-160 soci, molti sono anziani perché vabbè, è un'associazione che ha delle radici storiche, è nata con i valori appunto del lavoro, dell'impegno per la società, e oggi fatica un pochino a rinnovarsi ed è una cosa che è un po' comune a tutti i circoli, anche con con il territorio, con la nostra dirigenza di Milano stiamo riflettendo per rinnovarci, per essere aprirci alle nuove, innovarci, essere aperti al nuovo modo di operare nel territorio, però va bene, noi ci proviamo, investiamo molto nell'integrazione degli stranieri, perché la società che si forma è una società multiculturale e questa deve essere, non è che quindi prendiamo atto di questa cosa e cerchiamo di trovare insieme degli equilibri per vivere bene insieme. Allora, va bene, prima questo è un po' il nostro background. L'assessore ci conosce da un punto di vista associativo perché abbiamo una grande collaborazione col comune, no? Soprattutto usiamo molti spazi, abbiamo i nostri eventi, hanno sempre il patrocinio, quindi comunque interloquiamo con quella che è l'amministrazione. Ciao. Allora, vabbè, la prima domanda che ci veniva da chiedere, avevamo dato un po' il titolo Cassano che cresce, no? Perché la crescita è il miglioramento, migliorarsi è insito nella natura umana, no? Cassano da tanti anni, da diversi anni ormai è una popolazione stabile, abbiamo superato gli anni della crescita numerica degli abitanti, sono ormai 4-5 anni che ci attestiamo sui 19.000 abitanti, anche la crescita urbanistica è terminata, ci rendiamo tutti conto che c'è una serie di case vuote e a fronte di quello però leggiamo sulla stampa locale anche quella nazionale che c'è un grande bisogno di casa, cresce il bisogno di casa e c'è proprio questa contraddizione tra chi ha un'emergenza casa e le tante case a disposizione che ci sono anche a Cassano, credo che ci attestiamo su un migliaio di appartamenti vuoti, quindi un dato molto importante. E quindi la prima domanda dobbiamo porre all'assessore, siccome è anche assessore alle politiche abitative, cosa il comune ha fatto in questi anni per affrontare questa situazione? Intanto io vi ringrazio per l'invito, perché credo che siano momenti di confronto importanti, soprattutto con realtà che con l'amministrazione, come diceva Marina, collaborano attivamente ormai da tempo e su diversi fronti, quindi con le ACLI sicuramente abbiamo avuto un rapporto che è in continuo crescendo e c'è una collaborazione costante. Allora, il problema della casa è un problema che negli ultimi anni sicuramente si è accentuato molto per via della crisi economica che stiamo vivendo negli ultimi anni. Diciamo che rispetto alla situazione che ho trovato, che era una situazione pressoché stazionaria nel 2011 quando io mi sono insediata, che vedeva bene o male, se parliamo di richieste di accesso alle graduatorie per accedere alle case popolari che si attestavano sempre intorno a centinaia di domande, che però si riuscivano a gestire nell'arco dell'anno con le assegnazioni. Tenete conto che mediamente a Cassano siamo sempre riusciti fino adesso, negli ultimi anni forse un po' meno, a far ruotare circa una decina di alloggi all'anno, quindi considerate che su una richiesta di circa 100 nuclei familiari all'anno è un 10% che si riusciva a soddisfare come graduatoria ERP, quindi alloggi di edilizia residenziale pubblica. A fronte, al lato di questa richiesta,
però cioè, è emerso un problema legato proprio all'emergenza temporale che è nata negli ultimi anni e che si è accentuata, che è invece una richiesta dovuta alla perdita del lavoro sostanzialmente. Quindi sempre più giovani coppie. La situazione che è cambiata rispetto al passato è che se prima erano più magari nuclei, non so, nuclei di anziani nel passato, quindi l'edilizia residenziale pubblica nasceva come magari risposta a anziani che avevano la minima piuttosto che la sociale, quindi facevano fatica magari autonomamente a far fronte a un canone di affitto che a Castano è sempre stato abbastanza alto come richiesta. Siamo passati invece a una richiesta principalmente di giovani coppie, quindi di nuclei familiari giovani con figli, e anche la richiesta di nuclei familiari stranieri, anche qua normalmente molto numerosi, che arrivavano sul territorio e facevano fatica a accedere a un affitto privato. Quindi questo è stato un po' il panorama che si è voluto, quindi il cambiamento della tipologia e tanti sfratti che fino adesso siamo riusciti a gestire attuando, diciamo, delle politiche preventive rispetto al bisogno emergenziale. Quindi due azioni: una, la classica risposta con l'edilizia residenziale pubblica; secondo, l'attivazione di progettualità innovative. Una è l'housing sociale, quindi da qualche anno abbiamo attivato il progetto che si chiama Abitando si impara. Cosa vuol dire? Che abbiamo praticamente chiesto alla Regione Lombardia, a fronte di questa emergenza, quindi abbiamo, diciamo, fatto una fotografia a Regione Lombardia che diceva: attenzione, guardate che al di là della classica graduatoria ci sono situazioni emergenziali che non hanno le caratteristiche per poter accedere alla graduatoria ERP, perché comunque per potervi accedere ci sono una serie di criteri tipo 5 anni di residenza. Non tutti i castanesi, diciamo, che attualmente abitano qui hanno i 5 anni di residenza. Questo cosa vuol dire? Che se arrivava un nucleo che abitava qua da 3 anni aveva un problema, noi non riuscivamo a gestirlo con quella soluzione. Quindi abbiamo chiesto a Regione Lombardia, facendo una fotografia, una relazione ben precisa, di poter estrapolare 4 alloggi di edilizia e residenziale pubblica da poter gestire autonomamente con progetti innovativi. La Regione Lombardia, analizzata la richiesta, ci ha concesso questa opportunità, e quindi noi da 4 anni circa gestiamo degli alloggi che prima appunto erano assegnati a noi come ERP in autonomia tramite il progetto Abitando si impara. Cosa vuol dire? Abbiamo fatto un accordo con un'associazione che è Fondazione Somaschi, che fa il presidio educativo, quindi noi firmiamo dei patti di ospitalità temporanea, si chiama così, con i nuclei familiari che non possono accedere alla graduatoria ma che si trovano in situazione emergenziale, dicendo: vi ospitiamo per un periodo temporale che viene definito, viene fatto un progetto individualizzato sul nucleo familiare, e oltre a dare la casa viene dato un presidio educativo, quindi un educatore segue, affianca al nucleo familiare in quello che è la necessità prevalente del nucleo, quindi la ricerca di lavoro da una parte e il sostegno alla parte educativa, qualora ci fossero minori, quasi sempre è così, per la gestione del proprio patrimonio, diciamo, delle piccole entrate che hanno, e quindi cercare di riportarli all'autonomia e quindi poi a farli accedere all'affitto sul mercato privato. Questo è stato un progetto che ci ha concesso di far ruotare una quindicina di nuclei familiari nell'arco di questi anni, a volte con un successo dal punto di vista appunto del ritorno all'autonomia, nel senso che qualcuno siamo riusciti a toglierlo dalla fase di emergenza e rimetterlo nel tessuto sociale in maniera autonoma, altri invece li abbiamo accompagnati ad accedere alla graduatoria. Questo ci ha consentito quindi di risolvere la fase emergenziale, di dare una risposta strutturata nel tempo. La seconda cosa che abbiamo fatto qui, presentando come Cassano il progetto, che poi è diventato un progetto a livello distrettuale, è l'Agenzia della Locazione, che tra l'altro è partito lo sportello a Spazio Città proprio settimana scorsa. Cos'è l'Agenzia della Locazione? È un servizio che, anche qua grazie alla partecipazione a un bando di finanziamento che abbiamo vinto,
è il tentativo di fare incontrare domanda offerta e di, da fare da intermediari, da facilitatori tra i proprietari appunto di alloggi, che sono veramente tanti, a Cassano ci sono circa un migliaio, l'ultimo censimento dava circa un migliaio di case sfitte, e una domanda di casa che sta crescendo. Ecco, questo servizio, a differenza di quello di prima, che va più a rispondere a situazioni di disagio forte, un po' marcato, questo vuole essere un tentativo di andare incontro a famiglie monoreddito o giovani coppie che hanno magari, visto il mercato del lavoro come sta andando, quindi dove abbiamo magari contratti di lavoro che partono da redditi più bassi rispetto al passato, di dare una risposta in termini di canone calmierato e concordato. Castanodade, essendo un comune ad alta densità abitativa, ha potuto accedere insieme a Melzo a questa misura, e quindi noi siamo beneficiari appunto di questo finanziamento. E quindi abbiamo iniziato a fare degli incontri, abbiamo provato, non è che c'è stata una grande risposta rispetto agli amministratori condominiali, e stiamo cercando attraverso lo sportello di sensibilizzare la cittadinanza, quindi i proprietari, a collaborare con l'amministrazione per mettere a disposizione il proprio alloggio, che non è gratuitamente, ma è concedere a canone concordato. C'è un calcolo ben preciso, tra l'altro i CAF ci hanno dato una mano rispetto a questa cosa, e avere degli sgravi. Quindi l'agenzia della locazione cosa prevede? Tu proprietario mi consenti di far accedere certi nuclei familiari a questa misura e hai degli sgravi, tra cui anche una cauzione, una garanzia che in caso di mancato pagamento di una rata o due rate interviene l'amministrazione pagando, diciamo, subentrando a questa possibilità. Quindi queste sono un po' le due azioni che abbiamo introdotto sul tema politiche abitare, quindi una disagio sociale, presidio educativo e quindi gestione dell'emergenza. Due, il tentativo invece di, non ci vogliamo sostituire alle agenzie immobiliari, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di dire: attenzione territorio, voi avete delle case, dall'altra parte ci sono cittadini che hanno necessità di accedere, che hanno un'entrata, ma che non è sufficiente per pagare il classico canone, perché mediamente a Cassano d'Adda, cioè un monolocale o un bilocale, partiamo dai 500 euro fino ad arrivare ai 700-800 euro, quindi sono cifre importanti. Se pensiamo magari, adesso forse un po' più o meno, però si fa fatica. Sì, diciamo che un elemento forte che noi raccogliamo dai cittadini è più la garanzia, no? E poi la garanzia. Nel senso che la gente ha paura a affittare, perché poi si ritrova la famiglia che non è in grado di pagare, anche appunto in buona fede, nel senso, e poi però lo sfratto è un'azione pesante e antipatica, magari quella è uno o due appartamenti che sono risparmi di famiglia, e quindi diventa una situazione. Questa azione invece va nella logica di garantire, tutelare anche il proprietario, no? Quindi, ecco, è ovvio che in un panorama ampio di situazioni sicuramente c'è il caso del nucleo familiare che magari può non, come dire, comportarsi bene rispetto al proprietario, però questo non deve essere un elemento di freno per pensare di attivare nuove azioni, perché capita comunque a chi è una situazione che potrebbe capitare in ogni caso. Questo è un tentativo di andare a tutelare, di mettere dei paracaduti nei confronti dei proprietari per cercare di smuovere un po' quello che appunto è un mercato di case che è fermo ormai da tempo, e invece dall'altra parte c'è una richiesta importante. Mi sono interrotta prima, dicevo, ci sono giovani coppie che magari hanno redditi, non so, da 1000 euro al mese, 1500 euro al mese, capite bene che affitto, utenze, se ci sono poi minori, scuole e quant'altro, fanno fatica. Ma non vuol dire che non hanno la possibilità di pagare. Quindi ecco, questo è un po' il concetto che vorremmo far passare, e chiediamo anche appunto aiuto alle associazioni del territorio per divulgare un po' questa iniziativa, perché è importante. Ecco, in molti territori, soprattutto nel Monzese, questa cosa sta funzionando, e quindi vorremmo anche che a Cassano prendesse piede. Quindi noi ci siamo, nel senso che quello che potevamo mettere in campo. Ecco, c'è anche una riduzione per esempio sulla tassazione della casa rispetto a questa cosa. Ecco, vorremmo
fare in modo che qualche cosa si smuova da questo punto di vista per andare a dare delle risposte poi ai problemi che abbiamo affrontato in questi anni. Quindi questo è un po' il panorama. Ecco, sulla casa, l'ultima cosa, Marina, consentimi, è che abbiamo con la misura di morosità incolpevole, che è una misura che è stata attuata, che consente, quindi come abbiamo affrontato gli sfratti in questi anni, per raccontarvi un po', che non è stato assolutamente facile, però tra progetto di housing sociale e la misura di morosità incolpevole, che vuol dire che vengono dati dei fondi all'amministrazione per chi non ha potuto pagare l'affitto a causa della perdita del lavoro, di accedere a dei fondi che abbiamo erogato direttamente al proprietario per cercare anche qua di o prolungare il rilascio dell'alloggio oppure mantenere quell'affitto dando comunque delle garanzie se ce n'erano le condizioni. Quindi magari una persona ha perso il lavoro per 6 mesi, non ha potuto pagare ma poi ha ritrovato lavoro, la morosità incolpevole consente di intervenire a sanare quel debito, ma poi il nucleo era autonomo per poter continuare. Quindi abbiamo affrontato anche in questi termini le emergenze. Finora siamo riusciti a non lasciare nessuno in strada, pur veramente essendo tanti, tanta gente arriva all'ultimo momento. Ecco, anche la difficoltà è che delle persone per diversi motivi, l'ultimo ieri mattina mi è capitato, assolutamente anche impreparati rispetto al come affrontare una situazione del genere. Quindi all'Atria, l'agenzia delle locazioni, vuole anche essere un luogo di informazione per le persone che magari stanno vivendo un momento di difficoltà sulla casa, perché comunque la casa è il bene primario per eccellenza ancora per noi italiani. Comunque casa e lavoro sono i due temi principali. Che il benessere della famiglia, delle persone, si basa anche sull'avere una casa sicura. Dei punti fermi. No. Questo è un po', spero di essere stata. Sì, io spero che sia stato chiaro. A me vorrei sottolineare una cosa, il fatto che comunque è cambiato in questi anni questo approccio. Noi eravamo abituati a un'idea di casa, a una casa proprietaria, un affittuario eccetera, ma anche la proposta che ci viene da questa agenzia di locazione è un po' diversa, no? Ma qualcosa si è mosso nel territorio. A Cassano ci sono già delle esperienze di questo tipo e di cui siamo contenti. La parrocchia stessa ha messo a disposizione un alloggio per l'housing sociale, ci sono dei privati, io ne conosco almeno due, che hanno messo a disposizione degli alloggi in questa logica. Quindi non è una cosa impossibile, è una cosa possibile, no? A volte vediamo delle case vuote che sono lì, anzi forse tre ne conosco, me ne viene in mente un terzo, che sono vuote, che invece ci sono, appunto, c'è un bisogno dall'altra parte, e di riuscire a incrociare queste due richieste è una cosa importantissima e fondamentale, ed è un segno anche di una comunità, appunto, che sa rispondere, trovare al suo interno delle risorse per rispondere ai bisogni dei suoi cittadini, perché non dobbiamo aspettarci una soluzione tutta dall'amministrazione, ma ognuno di noi deve fare la sua parte, no? Direi che in questi anni questo tema di mettersi in gioco tutti e di non delegare la risposta al bisogno è uscito forte, e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Sì, ecco, avevo saltato questo pezzo importante, perché l'aver pensato di attivare progetti nuovi sul territorio mi ha consentito comunque di interloquire con diverse realtà, una su tutte la parrocchia, ma anche privati. Devo dire che, come sempre, io lo sostengo sempre, il lavorare comunque in rete, il fare lo sforzo comunque di dialogare con il territorio porta dei risultati, perché comunque siamo riusciti a aggiungere altri appartamenti rispetto a quello che vi dicevo prima, che erano dell'amministrazione, quindi a rispondere a più nuclei. Quindi questo è importante. Quindi il filo conduttore è un po' sempre quello, Marina, quindi la cittadinanza attiva e il fatto di avere una corresponsabilità col territorio, quindi di non vedere più l'amministrazione come l'unica parte che deve agire per risolvere i problemi, ma se c'è uno scambio, quindi il territorio che si fa attivo e l'amministrazione, sicuramente riusciamo a essere più incisivi, e si può fare, e si può fare. Va bene, passo magari un'altra domanda, non so se poi qualcuno vuole interrompere e fare delle domande, fatele. L'altra domanda riguarda un po' più la popolazione anziana, no? Che sappiamo che è cresciuta l'età media degli anziani, anche a Cassano ci sono tanti anziani, prima ricordavo il nostro socio che è qui.
con noi e vogliamo appunto chiedere quali sono state appunto le politiche, le azioni che sono state attuate dall'amministrazione rispetto alla popolazione anziana e magari se ci aggiorni anche sulla casa di riposo, che è un tema caro e di cui vediamo un'ala vuota lì e quindi è una cosa che è un po' una ferita triste. Se ci aggiorni così appunto diciamo a... Sì, partiamo magari quindi dalla casa di riposo che è il tema più caldo. Più caldo. Perché vuota? È vuota perché intanto ci siamo, allora, come amministrazione ci siamo trovati comunque l'ampliamento già avviato, per cui pur non condividendo personalmente la scelta di ampliare la casa di riposo, abbiamo dovuto comunque portare a termine il lavoro che era già in itinere. Perché dico che non condivido? Perché analizzando già i numeri e i flussi tra domanda e offerta, c'era un indicatore che la risposta al bisogno dell'anziano in difficoltà stava cambiando. Cosa voglio dire? Che negli anni si è registrato sempre di più e ogni giorno questo fenomeno è in aumento, che le famiglie tendono a ritardare sempre di più l'accesso del proprio caro in casa di riposo, se non quando diventa una situazione davvero ingestibile a casa. Quindi gli inserimenti che noi facciamo ultimamente sono inserimenti di persone molto compromesse dal punto di vista sanitario rispetto al passato, dove invece c'erano inserimenti precoci rispetto a problemi magari sanitari importanti. Per cui questa era un po' l'analisi che secondo me andava fatta prima di fare un investimento di questo tipo, però è una mia opinione personale. Quindi fatto questo, cosa abbiamo cercato? Abbiamo cercato di sondare il terreno rispetto anche a Regione Lombardia, ATS, rispetto alle opportunità che si potevano avere per l'ampliamento. Devo dire che a oggi nessun tipo di apertura ci è stata concessa, nel senso che la struttura è accreditabile, nel senso che è stata costruita e pensata per avere tutte le caratteristiche per avere un accreditamento, ma la contrattualizzazione, che è cosa diversa, cioè che vuol dire che Regione Lombardia paga la quota sanitaria come avviene per i 70 posti letto che sono attualmente attivi, non c'è. Quindi Regione Lombardia dice: tu vuoi aprirla, la apri, io non ti riconosco niente, quindi se vuoi fai pagare tutta la quota agli utenti, e quindi non ci so, perché fa un conteggio diciamo generale, cioè secondo me il fabbisogno in Lombardia è soddisfatto dalle strutture che già esistono e quindi la tua è in più, se qualcuno vuole accedervi paga la quota totale. Capite bene che sarebbero cifre... Sì, magari diciamolo, perché magari non tutti i cittadini sono edotti su questa cosa. Cioè, allora, quando voi entrate in una casa di riposo pagate una retta che attualmente è sui 65 tipo a Cassano. Però oltre a quella retta lì, che sono i servizi, diciamo così, chiamiamoli alberghieri, di vita comune, c'è tutta la parte sanitaria, cioè quello... l'assistenza sanitaria, che ha un costo comunque di circa 40-50 euro al giorno, e quella parte lì la paga Regione Lombardia. Se Regione Lombardia non mette quella parte, vuol dire che il costo diventa, capite che diventa al giorno, diventa 120 e non è sostenibile da famiglie diciamo normali. Quindi questo è il motivo per cui non siamo riusciti, abbiamo deciso di non attivare i nuovi posti letto, perché in questo momento, vedendo appunto com'è l'andamento della graduatoria, sarebbe una risposta inutile al territorio. Perché dico, perché in questo momento, quando noi facciamo le chiamate, quando si libera un posto e facciamo le chiamate per dire c'è il posto libero, entrate, sono più no che sì, ma perché ripeto, facciamo scorrere quasi tutta la graduatoria per trovare qualcuno da poter inserire, e quelli che vengono inseriti sono in situazioni molto compromesse. Per il motivo che vi dicevo prima, c'è un fenomeno delle badanti che sicuramente è andato a sostituirsi alle strutture, quindi c'è un fenomeno comunque di badanti che è emerso e che non è governato dal punto di vista, come dire, di trasparenza, però c'è, lo sappiamo, è lì, e questo per ovvi motivi le famiglie preferiscono
accedere a quel tipo di risposta piuttosto che all'inserimento in una struttura come una RSA. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di indire qualche idea noi ce l'abbiamo, però andremo a fare una manifestazione di interesse il più generale possibile, che per cercare dei soggetti che siano interessati ad attivare dei servizi per fragilità sociali, che potrebbero essere disabilità o comunque anziani, lo faremo a breve, per trovare degli interlocutori privati che possono anche investire nella struttura e quindi ampliare il servizio di offerta all'interno di quella struttura. Lo faremo, credo, a brevissimo, quindi penso, almeno all'ufficio è stato dato mandato entro gennaio di muoversi in questa direzione. Vedremo le risposte che ci sono dal territorio, quindi poi andremo in quella direzione. Per quanto riguarda invece tutte le altre, a Cassano abbiamo fatto una scelta invece di personalizzare il servizio sull'esigenza della persona. Quindi l'ASA, quindi chi va a casa dell'anziano, potrebbe anche semplicemente pulire la casa e fare compagnia all'anziano, se questa è la necessità, perché magari la solitudine è il bisogno, è il problema principale, piuttosto che invece intervenire dal punto di vista di assistenza fisica, se questo è il termine. Abbiamo attivo il servizio di pasti a domicilio e di spesa a domicilio, uno con la collaborazione con Coop e Scout, l'altra invece con una convenzione sempre con un soggetto che su prenotazione consegna a casa i pasti agli anziani che non riescono appunto a gestirsi autonomamente. Sul fronte anziani poi ci sono stati, abbiamo la misura B2, che è una misura regionale, dove abbiamo avuto un po' di problemi quest'anno perché ci sono stati un po' di tagli rispetto a questa cosa, che è una misura che va a intervenire un po' con un'integrazione al reddito se la persona non è autosufficiente a casa, quindi permette a chi ha una badante, come dicevamo prima, però con delle regole ben precise, oppure a quello che viene chiamato caregiver familiare, cioè il familiare che si fa carico di curare il proprio caro, di avere degli ammortizzatori economici rispetto a queste misure. Sul tema anziani è un tema un po' complesso, nel senso che io non ho visto, a differenza invece della parte più giovanile, una crescita del bisogno, ma sicuramente un cambiamento rispetto a, anche perché poi l'anziano infatti, cioè, non è che accede direttamente al servizio, quindi è un po' diverso. Quindi o c'è un familiare molto attento al bisogno del proprio caro, che quindi si fa carico di portare il bisogno al servizio, la difficoltà, che appunto è un po' la domanda che mi pongo sempre, come arrivare in maniera autonoma come servizio ad intercettare questa situazione di bisogno, ecco, anche qua secondo me le antenne del territorio, quindi le associazioni, potrebbero sicuramente esserci d'aiuto a e anche, ovviamente, io dico sempre, il vicino di casa, no? C'è stato, se vi ricordate, un po' di tempo fa sul giornale c'è stato un articolo di quel signore che è morto dopo 15 giorni, è stato trovato in casa. C'è stato un po' un battibecco tra me e un cittadino, perché dicevo, quando io parlo di cittadinanza attiva non vuol dire che delegare a qualcun altro la risoluzione del problema, ma quantomeno delegare la corresponsabilità nel segnalare situazioni di bisogno. Cioè, se c'è una persona che da un mese non tira sulla tapparella, mi viene da dire, forse se qualcuno segnalasse al servizio queste situazioni di particolare disagio, si potrebbe intervenire per tempo. Quindi questo è un po' quello che si chiede, soprattutto per gli anziani, perché gli anziani molto, cioè, vivono spesso soli, cioè se sono i grandi movimenti. Sapete che prevalentemente di paesi dell'est, tra l'altro qua, cioè fondamentalmente albanesi e rumeni, sono le due, diciamo, gruppi più presenti, poi ci sono i marocchini, e man mano a scemare vari gruppi, però anche se i marocchini non sono così, noi siamo connotati soprattutto per una popolazione da paesi dell'est nata appunto negli anni in cui ci sono stati i movimenti.
Quindi vabbè, noi come ACRI diciamo, siamo abbastanza impegnati sul tema immigrazione, la scuola italiana la facciamo da tanti anni, l'abbiamo mantenuta e poi comunque abbiamo sempre contatti con le comunità, cerchiamo un po' di tenere contatti con le comunità, con la comunità albanese, con la comunità rumena, con la comunità marocchina. Facciamo delle, abbiamo fatto delle attività anche nelle scuole con il supporto anche di Harry che è qui presente oggi, che ci ha aiutato in quanto animatore culturale e ci dà un po' quella anche diciamo, opportunità di intervenire nelle scuole. Ecco, volevamo quindi capire appunto se questa idea di stabilità che abbiamo corrisponde, ma anche invece anche sul tema dell'accoglienza dei profughi, perché sapete che anche l'anno scorso la parrocchia ha fatto un progetto di accoglienza, cioè quest'anno è terminato agosto, un progetto di accoglienza di richiedenti asilo, una famiglia è stata ospitata, noi come ACRI abbiamo dato il nostro supporto, il progetto si è interrotto a agosto perché questa famiglia ha deciso di trasferirsi in Puglia e si è trasferita, quindi in questa fase però sappiamo che ci sono altri profughi che si muovono sul territorio, quindi anche qua un aggiornamento alla situazione, anche perché spesso i giornali riportano notizie un po' allarmisti che vorremmo un po' riportare diciamo alla realtà. Ecco. Allora intanto io un po', così, un po' per curiosità l'anno scorso avevo chiesto all'anagrafe di darmi un po' di dati rispetto alle comunità straniere presenti a Cassano d'Adda e 65. Noi abbiamo 65 etnie presenti sul territorio che io sinceramente quando ho visto sono rimasta, perché poi qualcuno anche di 3-4 persone, però ho voluto così, giusto per avere un'idea, fare questo tipo di sondaggio. Quindi è una comunità comunque ricca anche di stranieri. Io c'è stata molta polemica, c'è molta polemica tutti i giorni rispetto agli stranieri, l'immigrazione, i profughi e quant'altro. Io intanto comincerei a parlare di fenomeno e non di problema. E come tutti i fenomeni vanno governati. Quindi non c'è un problema se ci sono delle situazioni che vanno prese in mano, governate e immesse nella rotta corretta. Cassano d'Adda è sempre stato un paese accogliente, perché se ci ricordiamo i primi fenomeni rispetto all'Albania di anni fa, quindi è sempre stata una comunità che ha saputo accogliere, ha saputo integrare le persone. Questa è la nostra visione e per cui su questa visione vogliamo continuare ad andare avanti. Dal 2011 che c'è stato il primo fenomeno emergenza migratoria dalla Libia, ci siamo attivati come amministrazione per facilitare l'accoglienza sul territorio. Quindi noi dal 2011 che accogliamo mediamente tra i 10 e i 12 profughi che arrivano appunto dai paesi in guerra e non ci sono mai stati problemi di delinquenza, sicurezza legati a queste persone. Queste persone vengono accolte, vengono seguite nel loro percorso sul territorio, tra l'altro anche con il supporto delle ACLI che ha sempre seguito il corso in italiano per queste persone e vengono anche, negli ultimi anni abbiamo fatto un accordo anche con la prefettura e l'associazione che se ne fa carico di poterli utilizzare in lavori di pubblica utilità, quindi quando voi vedete in giro magari sul territorio con l'operaio comunale il ragazzo ospitato che lavora, questa è l'integrazione che stiamo cercando di fare. Per cui io voglio un po' smorzare le polemiche che si leggono sui giornali rispetto alla sicurezza e al fatto che queste persone vengono qua a rubare il lavoro perché non sono ragionamenti di pancia che non trovano assolutamente sostanza. Queste persone molto spesso passano dall'Italia, ma non è il loro obiettivo è quello poi di spostarsi in altri paesi, il problema siamo noi che non riusciamo a farli andare via, perché il problema è poi che l'attuale regolamentazione non consente in maniera veloce e rapida il fatto di o regolarizzarli oppure di poterli far emigrare altrove. Quindi rispetto ai numeri, rispetto al fenomeno, noi abbiamo circa una dozzina di ragazzi che si ruotano e che ospitiamo e che cerchiamo di integrare col territorio. Il fenomeno invece di migrazione è un fenomeno sicuramente stabile, non abbiamo avuto aumenti rispetto ai numeri classici.
con le comunità direi che c'è un'apertura massima rispetto all'amministrazione nel mettere a disposizione luoghi, spazi, idee, iniziative, perché crediamo che sia il minimo sindacale per poter vivere in armonia e comunque nello scambiarci le ricchezze che ogni comunità può offrire una all'altra. Sicuramente dovremmo fare di più da questo punto di vista. Ci sono sempre emergenze che magari portano a mettere un po' a margine questo tema. Sicuramente quello che dovremmo fare nei prossimi anni è quello di magari costituire anche un gruppo di lavoro stabile per creare anche momenti più strutturali sia nella comunità ma anche all'interno delle scuole, visto che comunque il maggior numero, confermo, di stranieri presenti è una popolazione molto, molto piccola, molto giovane. E forse i problemi più grossi dal punto di vista comunicativo ci sono proprio all'interno delle scuole, quindi arrivano magari i nuclei familiari, quindi la difficoltà proprio a comprendersi, quindi la lingua rispetto, e quindi magari all'interno di una classe gestire lo straniero nel gruppo diventa difficile, e quindi magari l'invito che faccio, o comunque l'impegno che mi posso assumere, è quello di creare un tavolo di lavoro che ci consenta magari di strutturare progettualità più stabili rispetto al tema dell'immigrazione, che però a Cassano non è un problema, ecco, ripeto, è un fenomeno governato assolutamente, e quindi non c'è un problema di, cioè, sicurezza e delinquenza non è legato al fenomeno stranieri, ecco, questo lo vorrei davvero chiarire, perché non è così, ecco, non bisogna ragionare di pancia, ma bisogna ragionare con dati, numeri, con fenomeni, con politiche che facilitano l'integrazione, non alimentino odio, razzismo e situazioni poi spiacevoli che si ripercuotono veramente a dare più visibilità a situazioni che magari sono residuali e invece non al lavoro che viene fatto tutti i giorni sul territorio, quindi questo sicuramente. Va bene, posso fare una domanda? Allora, a proposito della struttura che la vuota gioca delle cose, sì, già voce. Alzò la voce. Sì, no, ma se no non sento, parla della casa di riposo. Ma lei se ne intervenne, no? Anche qua viene a farsi conoscere, sì. Va bene. Comunque, scusate, il discorso è questo che voglio fare, è avere una risposta. Proprio ieri, nella presa di lei, persone che mi hanno chiesto come mai. Io non posso sapere perché non sono né nell'amministrazione della casa di riposo né nel comune, niente. Però vedo anch'io, non è che si faccia una bella figura avere una struttura così che va a deriva, diciamo così, perché se non viene utilizzata come tutte le case che si lasciano diventano fatiscenti poi dopo. Quindi la prima domanda che voglio fare è questa: avete una lista di persone che vorrebbero accedere o poter accedere alla casa di riposo? L'ha spiegato prima. Troppo poche. Non ci sono, ma poi non ci sarebbe. Sì, cioè, perché io ogni volta che vado giù vedo facce che non sono cassanieri. No, ma ha spiegato, sarebbe troppo costoso lì. No, ma in generale, magari. La domanda, no, ma è chiaro la domanda. Allora, va bene, per piacere. Rispondo alla domanda che non è chiara la domanda. Allora, siccome poi le voci girano e mi danno anche fastidio sentire, perché se l'amministrazione il comune amministrato bene, tanto di guadagnato. Però uno fa mente locale e dice come? Che l'amministrazione c'è una cosa vuota, non vanno a vedere il perché e il per come, no? Bisognerebbe conoscerli bene. Ecco perché ho fatto la domanda. Avete una lista, qualcosa, di persone in attesa di andare in casa di riposo o per altri motivi? E magari vi rispiego bene il concetto di prima, che magari non è stato chiaro. Allora, in questo momento noi abbiamo i 70 posti letto, sì, con la lista d'attesa. Quando noi si libera un posto e in questo momento facciamo la chiamata, dobbiamo scorrere quasi tutta la graduatoria, perché le persone non rispondono no praticamente. Quindi, rispetto alla domanda, c'è la lista d'attesa, ma non c'è un bisogno.
Sì, lo so, perché ci sono persone che fanno una previsione di dire un domani e comincio a mettermi in lista. Esattamente. E questi qui fregano. Quindi rispetto agli attuali posti attivi, con gli attuali posti attivi si risponde al bisogno del momento. Però io arrivavo un altro problema, cioè il motivo preciso perché quella struttura è lì, potrebbe essere utilizzata. E non, quali sono i motivi precisi? La regione non vi dà i contributi perché forse l'amministrazione passata non aveva fatto quel accordo, perché io le so le cose. Allora, i motivi sono faccio finta di non finiti lavoro, allora c'è stato. E quindi non si può rimuovere questo stato qua di no, non è stato. E facciamo una manifestazione, facciamo qualcosa col comune davanti e la popolazione dietro. No, posso dire una cosa, noi dobbiamo spendere tanti quei soldi della regione che li buttano via. Più una struttura che va a malora, sì, io però mi incavo, in questo insomma, caso dobbiamo darci da fare, bisogna. No, ma non c'è no, ma spendiamo invece una io, scusi, cioè, finisco così lo sento sì. Anche lui. Secondo me, a quel punto, quando il comune, diciamo, il sindaco, la giunta attuale, hanno deciso di continuare, di finirla, dovevano fare lì l'indagine che fate no, adesso. No, potevamo non finirla. Dovevate per forza, se c'è un appalto. Allora, ok, io fino all'anno scorso, ottobre, ero giù parecchio. Vedevo dei ragazzi, sì, dei ragazzi ho fatto andare giù i carabinieri. E l'abbiamo detto, perché entravano nella struttura nuova, giocavano e non sempre facevano delle cose buone. L'abbiamo detto. Perché è spiacevole vedere una cosa così, lì c'è il degrado tra un po', abbiamo buttato via i soldi. L'ho detto prima. Non è una cosa di marginale, perché no, io ho fatto i vigili, non so se lo sa, il carabiniero ha fatto no, no, allora, i motivi sono due. Allora, uno c'è stato un fermo di un annetto circa, perché l'azienda che seguiva lavori è fallita. Quindi non potete, perché poi si incatenano tutte, no? Cioè le fortune vengono tutte insieme, quindi è fallita, quindi il cantiere era sotto, diciamo così, non era sequestro, però era bloccato, perché c'era un curatore fallimentare, quindi non potevamo più proseguire fin quando il curatore non chiudeva tutta la procedura di fallimento della precedente impresa. Quindi questo ha portato via un anno circa di tempo. Risolto questo problema abbiamo potuto ripartire e ultimare i lavori, quindi rimuovere la gru, se vi ricordate c'è stata una gru ferma per un anno, quindi abbiamo potuto rimuovere quello, ultimare i lavori praticamente quest'anno e nel frattempo abbiamo incominciato ad avere interlocuzioni con Regione Lombardia e con ATS, che sono gli interlocutori, addirittura ho fatto venire i vertici comunque di ATS e di SST a vedere la struttura e sono venuti per far vedere la potenzialità di questa struttura. Purtroppo la regione risponde: soldi io da investire sugli anziani in questo momento sull'RSA non ne metto a disposizione, per cui se decidete di attivare i posti fatelo in autonomia. Quindi a fronte di queste interlocuzioni, le ultime le abbiamo avute circa un mese e mezzo fa, si è deciso di dire va bene, mettiamo il punto, cioè mettiamo giù il pensiero sul fatto che Regione Lombardia possa darci delle risposte positive, agiamo in autonomia. Quindi da qua l'idea di fare una manifestazione di interesse, spiegare al territorio, quindi a soggetti privati, cosa abbiamo a disposizione e quindi andare a ragionare su progetti in un'altra direzione. La tempistica, vi ho detto prima, a gennaio dovremmo uscire, quindi nel 2018 questa cosa dovrebbe risolversi. No, l'obiettivo da raggiungere è quello, perché ovviamente non fa piacere a nessuno, ecco. Però la consapevolezza è che in questo momento non c'è, dal punto di vista del bisogno, non è che non stiamo rispondendo al bisogno, perché non c'è in questo momento. Quindi questo è un dato.
dal punto di vista di avere lì ovviamente una struttura vuota ed è un problema, va risolto quel problema. Però dividiamo bene bisogno dell'anziano, che in questo momento è soddisfatto, dal bisogno di dare una destinazione a un investimento fatto dalla comunità, assolutamente sì, sono due piani diversi. Oh, per finire, quella struttura lì era nata per la malattia dell'Alzheimer e così. Non hanno concesso perché c'è stato un invito con l'amministrazione passata che non ha fatto le regolari richieste e non si è avuto i contributi. Dico bene o sbaglio? Quindi il mio perché è questo, perché non ci diamo da fare tutti, amministrazione e cittadini, coinvolgerli tutti, perché di persone che hanno l'Alzheimer, anche a Cassano, ce ne sono tante, hanno bisogno. E quindi, vedendoli una struttura così, non facciamo bella figura, noi che abbiamo la fortuna di essere ancora sani e anche voi come amministrazione. Ma dacci un momento, non vado via io. Poi vai sempre così, ma anche a casa è così. Allora, facciamo altre domande, apriamo la fase delle domande perché sono le undici. A me quando una persona continua, soprattutto al di là della casa di riposo, Piero, dopo che è stata chiara, io mi chiedo, questi migranti, io mi sento anche in imbarazzo, però non mi sembra neanche giusto. In ogni parte dove vai c'è gente che chiede l'elemosina. Ma quello è un altro discorso, ma ne ha parlato meglio. Io non vado più neanche al cimitero perché l'altro giorno ci vado al cimitero che nera. Siccome adesso ci ha aperto anche il cancello sulla la via Mazzini, viene lì addirittura e ti insistono, vai alla COP, allora, anche lì tutto un giro, fai il giro del paese, sono in sette, hanno bisogno di mangiare tutto quanto, non dico di no, non sono contro, però insomma danno anche fastidio e quindi vederti il regolamento. Tu lo fai uno, due. Altre domande, cioè, magari raccogliamo due o tre domande, così riusciamo a... Altre domande? Rispondiamo a quella della signora. Altre domande? Nessuna, dai. Mario? Tornavo indietro sulla casa del riposo, mi è sfuggito un passaggio logico. Sì, cioè, poi dopo faccio un ragionamento anche sull'ospedale, mi viene in mente, che penso che sia un tema interessante. No, non ho capito il discorso, cioè non c'è necessità, ma queste tariffe. Alzando le tariffe, sapete se qualcuno sarebbe disposto abbassando le tariffe? No, alzando, lui dice se si aprisse con la quota sanitaria a carico del cittadino, quindi a 120 euro al giorno, questo dice già che nessuno viene. Sì, perché come dice, non c'è bisogno di fare il graduatorio, c'è questa cosa qua però dovete... Aspetta, scusa, è un po' un pensiero laterale, perché c'è anche l'iniziativa personale. Ci sono polizze che ti garantiranno dopo una certa età l'integrazione. Voi non potete sapere se dite, guardate, da domani c'è 100 posti a tot euro. Chi può? Io ho l'assicurazione. Il mio discorso è a dieci anni, però dobbiamo pensare non solo alla casa di riposo di Cassano, ma a tutto il territorio. Le case di riposo sono in crisi, come sono in crisi gli asili nido, ce la dobbiamo dire questa cosa. Perché se una persona ha bisogno oggi, va penso a mezzo, alle graduatorie sono disponibili, quindi la risposta al bisogno c'è, perché a creare una nuova struttura, un nuovo dello stesso, che risponde allo stesso tipo di bisogno, non aiuta, bisogno individuale, bisogno di nuovi. A quella tariffa, diciamo, media, possono soddisfarsi nel compressore. Per noi abbiamo la tariffa più bassa della zona, però cioè secondo me quello che va capito è che c'è stato proprio un cambio culturale rispetto alle scelte che le famiglie fanno rispetto ai propri anziani. Cioè è una scelta quella di non portarlo in struttura, è diventata una scelta. Cioè io prendo la badante, la metto in casa e solo quando la badante mi dice che non è più in grado di accudire mio papà o la mia mamma perché il bisogno sanitario diventa prevalente rispetto al bisogno di accudimento sociale,
accedo alla casa di riposo. Cioè c'è stato proprio un cambio culturale rispetto alle scelte delle famiglie, indipendentemente dalla tariffa. Eh no, ma c'entra, perché noi vediamo la tariffa finché la badante. Ma io vi dico che tutte le volte che noi accediamo, cioè quando noi ci chiamano a volte, perché noi ad esempio sul rispetto al SAD, una cosa che facciamo anche affiancamento alla badante, perché molto spesso ci vengono segnalate situazioni di difficoltà a gestire, quindi la nostra ASA va a casa, diciamo che fa una specie di mini corso di accudimento anche alle persone che sono, perché si interviene anche in questi termini. Ma è una scelta ormai, cioè il fenomeno delle badanti che arrivano dall'est e le vedete comunque sul territorio, è un fenomeno che cresce comunque, cioè la famiglia tiene in casa il proprio caro, ma è una scelta che io comprendo. Perché comunque è una scelta difficile quella di portare il papà, la mamma, la zia in casa di riposo. Quindi in questo momento la fase di inserimento si è spostata su anziani molto molto compromessi dal punto di vista sanitario. Cioè quando c'è sul giornale l'anno scorso sono morti 10, non mi ricordo quanti erano, cosa sta succedendo, cioè è venuta fuori una polemica. Cioè non è che noi li avveleniamo in casa di riposo, cioè il problema è che se arrivano compromessi dall'ospedale è ovvio che rispetto al passato il decesso avviene in maniera molto più ravvicinata rispetto all'inserimento. E questa è la dimostrazione rispetto a quello che io cercavo di spiegare. Quindi non è neanche tanto un tema legato alla tariffa. Aspetta, poi dobbiamo rispondere a lei e un attimo Roberto, poi ci siamo fatti prendere. È anche una questione economica, perché se la badante costa 1000 euro e la casa di riposo sono 2100 euro, cioè, sì. Bene con le famiglie. Sì, no, ma anche economica, anche rispetto, aggiungo l'ultima riflessione, poi chiudiamo casa di riposo. Le famiglie oggi che hanno meno lavoro tendono a accudirsi i loro cari, perché se io ho perso un posto di lavoro, anche se magari non è una cosa che mi piace così tanto, però mi tiro sulle maniche e mi tengo a casa i miei cari prima, più facilmente diciamo li sistemiamo. Ma guardate mediamente cosa dipende se vive in casa, dipende dalle regole, tante cose, dalle regole. Non è che No, costa sicuramente meno. Allora, una badante in regola costa come la casa di riposo. Quando dicevo mancata trasparenza, era in questi termini. Allora, Orazio. Perché ci sono tre tipi di badanti. Sì. Si parte dalla badante di spassa che fa la compagnia e sono 850 in regola. 850 euro, c'è cioè una tariffa, c'è una tabella. Allora, da lì si parte a arrivare fino al 1100, se non sbaglio che è il massimo. No, tabella. No, ce n'è di più. Sì, no, anche di più, però poi se tu hai la badante hai anche la casa, hai le utenze, cioè devi pensare che hai la casa, hai mangiato, è tutto. Invece in caso di poco è all inclusa. Orazio? Sì, io volevo farti una domanda su due argomenti. Io apprezzo molto che siamo in un momento di cambiamento dei metodi, e cioè il metodo non è più quello dell'assistenza, ma è quello di attivare la persona che ha bisogno in modo che si dia da fare. Ne parlavo prima con Saida Bartos. Oggi il lavoro non è più dato, bisogna continuare a studiare, a cercarsi, eccetera. È un po' più rigido rispetto a questi fenomeni. Dopodiché io dico che la carità cristiana, mi viene anche da dire, sta a ognuno di noi, cioè nel senso a me non dà fastidio nessuno sul territorio, al limite non assecondo la richiesta perché diventa anche, a me personalmente io non provo fastidio a vedere persone, mi pongo la domanda perché queste persone chiedono l'elemosina. Allora, queste persone non sono i nostri cittadini stranieri, non sono i profughi, sono persone che probabilmente sono a loro volta sfruttate. Per cui quello che dovremmo fare è andare a capire chi c'è dietro a queste organizzazioni. Quindi quando io sento quella persona, cioè l'accanimento sulla persona che in quel momento è in mezzo alla strada che è l'elemosina, io faccio fatica ad assecondare questo ragionamento e questo principio. Io al limite non gliela do l'elemosina, cioè, io non gliela do perché non voglio alimentare
un sistema di sfruttamento, ed è questo un ragionamento che ci sta. Però, ecco, secondo me, attenzione a non scambiare il soggetto debole con il demone, cioè sono due fenomeni. No, non volevo dire questo. No, nel senso che capisco che uno pure mi dà un fastidio, a me personalmente non, cioè limite non ne ho. Ma se vi sentite in difficoltà, allora potete fare un'azione magari. No, ma ad essere indifferenti è difficile. No, infatti quindi... anch'io mi sento in difficoltà, allora ci sono delle organizzazioni, c'è una Caritas, c'è una Chiesa San Francesco. E non posso parlare a tutti. Tutti i giorni, 5-6, vengo in paese 5 o 6 ancora, mi dispiace non dire. No, cosa dobbiamo fare? Pensate, quello che è il vostro, la mia cosa, e dico date quello che pensate che possa essere il vostro contributo a un'organizzazione come l'Opera San Francesco, la Carica Sambrosiana, quelle organizzazioni sanno dove andare che hanno mense, hanno luoghi di... bisogna indirizzare e iniziate a dire vostro quello che facciamo sentite. Noi lo facciamo. Magari poi che ti fa mancare la maniera che invece è pazienza, al mondo ci sono gli educati. E allora? Orazio? Re invece, allora sì, Re sapete tutti che cos'è, no, giusto? Perché è una nuova misura che è partita a dicembre, reddito e la E sta per reddito, è attaccata la R, reddito e inclusione, che è quello, diciamo, è riconoscere per 18 mesi a una persona che ha perso il lavoro, che si trova in una determinata situazione, un reddito minimo, però... Però non è solo reddito minimo, c'è cioè un però. Sì, difendiamo, ci tengo a fare la differenziazione tra la scelta che ha fatto il governo e quelle che erano le proposte alternative, cioè il reddito di cittadinanza, che era una cosa, era una proposta, e il reddito di inclusione. La differenza cos'è? Il reddito di cittadinanza, ti do il reddito minimo a tutti, bam, ti do, e quindi dal punto di vista del governo era una misura comunque non equa, cioè no, che non andava a rispondere a un bisogno reale. Che cos'è il REI? Il REI è un reddito di inclusione che prevede, intanto per poter accedere, dei criteri abbastanza complessi. Devo dire che siamo partiti e non è così facile attuare le misure, però quindi una volta che uno ha viene accertato che ha i requisiti per poter accedere a questo reddito mensile per 18 mesi, deve sottoscrivere un progetto personalizzato che prevede proprio quello che dicevo Orazio, cioè quello di rimettersi in gioco. Non ti do un reddito a rivederci grazie, ma ti sostengo in questo momento di difficoltà a fronte di un patto che sottoscriviamo di ritorno all'autonomia, quindi anche la persona che riceve il contributo si deve attivare e collaborare per poter superare questo momento di difficoltà. Questa è la differenza tra il reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza che veniva chiamato. Siamo partiti proprio in questi giorni a ricevere le prime domande, vedremo a Cassano quale sarà dal punto di vista numerico la ricaduta tra i richiedenti e i beneficiari, perché non tutti quelli che richiedono poi avranno accesso a questa misura, perché si accede con l'ISE da 6.000 euro in giù, ma una volta che si esamina l'ISE poi c'è un altro elemento che è l'ISR, che è un altro tipo di coefficiente che va calcolato, che determina quindi il reale accesso al beneficio piuttosto che no, quindi ecco, non è una cosa immediata. La difficoltà che abbiamo riscontrato è che magari le persone arrivano convinte, perché quello che è passato è ISE 6.000, convinte di poter accedere al beneficio, in realtà poi il secondo calcolo determina in realtà il numero di beneficiari. Però quello che sottolineava giustamente Orazio è il ragionamento che sta dietro a queste misure, che è il ragionamento che io personalmente ho cercato di portare avanti da quando amministro, che è quella appunto della autonomia delle persone, cioè il non vedere più la persona fragile come soggetto da aiutare dando un semplice contributo, ma come persona che può restituire alla comunità qualcosa. Quindi questo è un concetto che sicuramente ha richiesto fatica, nel senso che non è facile, nel senso che
le persone abituate a dire vado in comune, chiedo busto e mi danno 200 euro, io me ne vado, poi ritorno, mi danno altri 100 euro e me ne vado. È stato un cambio di passo. Di pescare anziché di dare il pesce, banalmente. Esattamente. È stato proprio un cambio di visione. E questo è stato possibile anche grazie all'aiuto delle associazioni di volontariato con le quali collaboriamo e con le quali abbiamo attivato il famoso progetto di welfare generativo, che ci consente di avere creato reti sul territorio che accolgono queste persone e le rimettono diciamo in maniera positiva nella comunità, nel fatto che si rendono utili e ritrovano un po' le loro autonomie. Questo lavoro è stato fatto grazie alla costituzione del forum del volontariato, all'interno del quale abbiamo sviluppato, si vedevano prima le slide, diversi progetti. Il primo è stato appunto la cittadinanza attiva, che è stato un cambio di passo veramente importante rispetto al come vedere le persone fragili, non più da semplici utenti ma da persone parte di una comunità. Ecco, non è stato facile, è un percorso che sta continuando e continua perché e che ha richiesto tanto lavoro e a volte difficoltà nel far passare questo concetto nuovo, ecco, di non so se ho risposto tutto l'altro perché poi io parlo e mi dimentico e rifatemi le domande se è esatto. Mancava altre domande, se no facciamo chiudere con un tema di prospettiva, diciamo giovani, perché sono il nostro domani e quindi la nostra società del domani, e quindi vabbè, sappiamo appunto che sono state l'ospedale. Ah sì, no, le avevo chiesto un aggiornamento magari sull'ospedale, che era un tema che sicuramente interessa, no? Forse quello è un contenitore che si va a riempire, allora, forse vediamo se ci dà questa buona notizia. È stato faticoso, faticosissimo. Grazie, forse ne sa qualcosa. È stato veramente un percorso faticosissimo di interlocuzione con ATS. ATS è la nuova, qualche prima ASL, chiamavamo la ASL, adesso si chiama ATS. È la vecchia azienda ospedaliera. Okay. Vabbè, ogni tanto cambiano i nomi. C'è stato un percorso lunghissimo che non vi sto a raccontare perché, vabbè. Con un percorso molto lungo, alla fine siamo riusciti a, perché c'era il pericolo della chiusura, ve lo dico, adesso lo posso dire, c'era il pericolo della chiusura dell'ospedale di Cassano, perché comunque l'azienda è un'azienda, ormai si ragionano da azienda, quindi ai numeri devono corrispondere entrate e profitti, diciamo, dal punto di vista della tenuta del servizio. Per cui i 40 posti letto di Cassano sull'abitazione non garantivano, diciamo, appieno questa tenuta, quindi la battaglia è stata dire va bene, però c'è un servizio analogo a Cernusco che fa un privato in un'altra struttura, quindi la logica, cioè quello che abbiamo portato noi ai vertici, è stata la logica è quello di accorpare un servizio di riabilitazione in un unico polo, quindi che ognuno abbia la propria identità e la propria prospettiva. Cassano rivendica il fatto che ormai l'ospedale è chiuso, vabbè, è storia passata, ma la riabilitazione c'è, funziona bene, è una riabilitazione di qualità e abbiamo cercato di riportare qua almeno quello. Ci siamo riusciti, quindi è stato ufficializzato che a Cassano verranno destinati anche gli ulteriori posti di riabilitazione che erano a Cernusco. È stata indetta la gara perché la scelta è stata di fare un project financing, cioè vuol dire che un soggetto privato si farà carico della ristrutturazione interna degli spazi, perché la prima cosa che abbiamo fatto è chiedere all'azienda di rimuovere l'amianto e rifare, diciamo, la struttura esterna. Infatti avete visto negli anni scorsi che è stato rifatto tutta la parte esterna. La parte interna ovviamente non c'erano fondi, per cui è stata la scelta di ATS è stata quella di dire va bene, faccio un bando di project financing, delego al privato la riqualificazione interna e la gestione poi dei posti di riabilitazione. Qui ci sarà una collaborazione pubblico-privato a Cassano, la gara è stata indetta, sono arrivate un po' di offerte, mi diceva
l'ATS, quindi staranno vagliando le offerte, quindi io credo che nel 2018 verrà assegnato l'appalto e quindi poi partiranno i lavori e poi verrà aperta la realizzazione. Ci saranno 100 posti di realizzazione. Saranno 100 posti. Il comune sembra che non abbia speso, non spenderà niente. Non è carico. Non è bene, è una cosa buona. Il nostro compito era quello di portarci qua i posti, nel senso di sensibilizzare, far capire. E non vedere una struttura vuota. Esatto. Quindi quello è siamo riusciti. E quindi chiudiamo con i giovani, che sono il futuro appunto della nostra organizzazione, del nostro paese, della, diciamo, di tutta la nostra società, quelli che diciamo, ci potranno aiutare nel trovare una strada, no? Perché la crisi economica ha portato dei cambiamenti profondi nella nostra società e nel nostro paese. Stiamo un po', diciamo, cercando una via d'uscita che non è ancora chiara, diciamo. Il lavoro che occorre. È il lavoro che occorre, ma anche lì bisogna un po' inventarselo, perché non possiamo pensare di avere quello di prima, no? È cambiato il mondo, bisogna un po' reinventarselo, anche a livello delle ACRI si sta molto ragionando, si fa fatica, ACRI è un livello, diciamo, più alto. Ormai si parla di 4.0, di innovazione, di, diciamo, sono tanti gli argomenti, c'è cioè una complessità che prima non c'era, ma che dobbiamo imparare a gestire e a vivere per avere delle opportunità. Però ecco, magari chiediamo a Arianna con i giovani che cosa si sta facendo, come si sta supportando i giovani appunto nella ricerca di un nuovo equilibrio, che è fatto di tante cose, di persone diverse, abbiamo detto, di una complessità delle persone, perché abbiamo tanti immigrati, quindi tante culture, tante teste da mettere insieme, e da un cambio anche appunto proprio completamente del mondo della tecnologia, del lavoro, dell'impostazione, dei rapporti, delle relazioni di lavoro. Beh, intanto noi abbiamo cercato di, sembrerà banale ma mancava, di dare un luogo, uno spazio fisico di incontro ai ragazzi. Quindi l'apertura del centro del protagonismo giovanile, riqualificando rimpossessandoci del dopolavoro, è stato quello di dare una risposta immediata, cioè intanto diamo uno spazio fisico in cui i giovani possono incontrarsi, possono confrontarsi, possono fare esperienze insieme e possono crescere anche con l'aiuto di figure di educatori che possono dare l'invito, accogliere le proposte, perché è un protagonismo giovanile, quindi non è un progetto creato dall'alto, ma sicuramente un luogo in cui crescere bene e dare stimoli anche di riflessione diversa. Questo è una cosa molto semplice che sembra che banale, però non c'era uno spazio fisico, diciamo, diverso ovviamente dall'oratorio o diverso dalla scuola, che però si vive solo, diciamo, alla mattina, in cui i giovani potessero riscoprirsi anche e riscoprire interessi diversi. Quindi questa è un po' la prima cosa. Che cosa facciamo in quel luogo? Allora, abbiamo iniziato semplicemente come punto di ritrovo, poi ci siamo resi conto che il passaggio naturale era quello di creare anche qua connessione con chi? Con il territorio. Quindi con il progetto Dopo Officina, perché così si chiama, abbiamo cercato di sviluppare politiche per i giovani che coinvolgessero l'oratorio, per esempio, con l'oratorio Don Bosco abbiamo in comune uno spazio compiti e quindi gestiamo insieme la parte, diciamo, formativa dei ragazzi anche il pomeriggio, condividendo appunto con l'educatore dell'oratorio le finalità e i metodi di affiancamento dei ragazzi. Abbiamo attivato dei progetti con la scuola, proprio quest'anno siamo riusciti a far partire il primo progetto di scuola aperta il pomeriggio, quindi sono partiti dei laboratori gratuiti per i ragazzi, per i bambini delle elementari, per i ragazzi delle medie al pomeriggio, dove fanno attività di esperienze diverse, quindi vivendo la scuola, l'obiettivo era quello di far vivere la scuola anche come un momento di divertimento e di formazione diversa da quella didattica, no? Quindi vedere la scuola anche come punto di riferimento e anche per favorire l'integrazione appunto con i cittadini stranieri. Quindi questo era un po' sul tema. Abbiamo affrontato il tema anche dell'alternanza scuola-lavoro, quindi è stato fatto un lavoro importante con le scuole del territorio, le scuole superiori, che hanno apprezzato molto. Io ho incontrato le scuole, i licei, ma anche le scuole di Trezzo e
i professionali di Insago, eccetera, eccetera, per attuare collaborazioni, per creare postazioni di accoglienza dell'alternanza scuola-lavoro, che ormai è diventato un fenomeno, no, di accompagnamento. Sapete cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Sì, sì, sì. Okay. Ci sono anche delle critiche grosse. Ma noi vabbè, sta funzionando benissimo. Allora, sì, senso che... al di là del singolo che va bene, sì, continua, però ci possono anche essere delle critiche, però diciamo che la strada è quella giusta, poi magari non tutti la percorrono bene, però penso che la strada di far conoscere i giovani il mondo del lavoro sia quella giusta, era il collegamento che mancava alla scuola. Poi magari è partito in alcuni casi male, va bene, raddrizzeremo il tiro. In tutte le cose c'è sempre dove funziona meglio e dove funziona peggio, però quello che va capito è il principio che sei dietro le cose. Poi l'applicazione sta a ognuno di noi, a ogni realtà, come applicare una regola, no? Però la regola era quella che, io parlo per me, cioè i ragazzi uscivano dalla scuola assolutamente impreparati ad affrontare il mondo del lavoro, quasi sempre. Cioè nel senso che tra la teoria e la pratica c'era un mondo. Io credo che questa sia un'opportunità enorme per i ragazzi, intanto per imparare proprio sul campo cose che magari hanno studiato sui libri. Secondo, hanno delle opportunità perché nel momento in cui, per esempio, noi siamo riusciti ad agganciare realtà di aziende importanti come Ingersoll, vi faccio per esempio dei nomi, o come altre realtà, cioè dare l'opportunità a un ragazzo di sperimentare l'alternata scuola-lavoro in un'azienda, beh, è un'opportunità, un biglietto da visita che se funzionava bene, quell'azienda conosce quel ragazzo. Quindi va comunque vista come un arricchimento del ragazzo dal punto di vista esperienziale sicuramente, ma anche come un'opportunità di farsi conoscere da chi offre il lavoro, no? Quindi non chi lo cerca. Noi lo stiamo portando avanti, le scuole ci hanno veramente ringraziato perché sono trovati un po' stupiti che un'amministrazione si facesse carico di far incontrare le scuole, i giovani e il lavoro lo devo offrire. Quindi noi stiamo cercando di fare anche qua da raccordo con i soggetti interessati, ci stiamo riuscendo sia come postazione all'interno di associazioni di volontariato ma anche come aziende, quindi abbiamo offerto un panorama diverso, stato settore, volontariato, aziende, e lo mettiamo a disposizione delle scuole che hanno risposto, devo dire, in maniera molto molto positiva. Anzi, ci hanno sollecitato a muoverci anche prima l'anno prossimo perché loro comunque hanno delle ore da fare, e avere già qualcuno che gli offre dei pacchetti progettuali pronti e che rispondano ai vari indirizzi scolastici, perché abbiamo cercato di ritagliarli in base alle diverse scuole che abbiamo sul terreno, quindi il liceo di un certo tipo di progettualità, la grafica un certo tipo di progettualità, quindi abbiamo fatto un lavoro enorme da questo punto di vista, e quindi mi sento di dire che rispetto ai giovani, ovvio, noi la risposta al posto di lavoro non ce l'abbiamo, cioè non rientra nelle nostre competenze. Quello che abbiamo cercato di fare anche qua negli anni è quello di offrire opportunità. Quindi sicuramente l'alternanza è una, lo sportello dell'Informa Giovani è un'altra, quindi cercare di orientare, informare, formare i giovani sulle opportunità anche all'estero, ma anche all'interno di altre realtà è importante. L'Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro, che è l'AFOL, che è qua presente a Cassano, è un'altra opportunità di trovare momenti di formazione e riqualificazione. Penso anche ai giovani, ma intendo la fascia 30-40, che magari si trovano a aver perso il lavoro, l'offrire momenti di formazione e di riqualificazione anche rispetto ad altre mansioni che magari non avevano acquisito ma che possono acquisire in forma gratuita, agevolata, è un altro tipo di risposta. Certamente le azioni che l'amministrazione può mettere in campo sono queste, non è il contratto di lavoro. Questa è una cosa che noi diciamo sempre quando i cittadini si rivolgono a me per dire mi dia un lavoro, cioè dispiacere quello, io non posso offrire il lavoro, ma posso offrire momenti di formazione, informazione e di riqualificazione di opportunità. Quindi questo è un po' quello che stiamo facendo sia sui giovani, più fascia bassa, più sulla formazione, l'aggregazione e il protagonismo. Sulla fascia, diciamo, dei giovani più medi, diciamo così, che cercano il lavoro, questo è il panorama di offerte che abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni. Avete avuto delle idee e come attivare i giovani a fare questa attività che sembrerebbe anche banale, però
si dice sempre che i giovani non escono di casa, stanno davanti alla televisione, stanno davanti al computer, giocano con telefonini e poi dopo ingrassano la salute e così via. Mentre se andassero a giocare sul campo di calcio farebbero molto più attività fisica e potrebbe anche servire per la loro salute. Allora, sicuramente le due serate che... Dopo vedere, ci sono anche tipo la piscina dove ci possono essere corsi anche per anziani e quindi anche per noi. Anche per le casalinghe. Può essere gruppi di cammino. Abbiamo fatto anche questo. Ci sono anche i gruppi di cammino. Gli anziani poi non ho raccontato tutto, però ci sarebbe da dire nel centro di urlo, nei gruppi di cammino, cioè abbiamo fatto un lavoro enorme anche al centro di urlo, bene, però vanno bene. Non volevo dilungarmi troppo. Allora, rispetto allo sport, allora intanto le serate di venerdì e di ieri sera hanno dimostrato che a Cassano ci sono delle realtà tante realtà sportive che stanno lavorando molto bene con i giovani. Abbiamo premiato 100 e passa atleti che hanno raggiunto risultati importanti nelle gare e tra l'altro con un campione del mondo che Tommaso Mapelli, che ha vinto con la canoa il titolo mondiale. Realtà molto attive, molto presenti e che ovviamente trasmettono i valori dello sport, che è un po' quello che ho raccontato sul palco in queste due serate, che non è tanto solo il fatto di vincere la coppa o la medaglia, ma è proprio quello appunto di stare insieme, di imparare il sacrificio, la costanza, l'impegno e il divertimento. Quindi sono tutti valori che poi imparati nello sport dai giovani sono valori della vita, no? Quindi quando uno impara a stare insieme con gli altri, se è uno sport di squadra, a rispettare le regole e la disciplina che uno sport richiede, sono sicuramente doti e qualità che poi un ragazzo si porta avanti nella vita nel momento in cui crescerà. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è quello di valorizzare le realtà sportive del territorio, quindi creare momenti di vetrina, di visibilità per fare in modo che le società sportive si presentassero. Ci sono realtà che hanno più o meno atleti, qualcuno soffre appunto della mancanza di partecipazione di ragazzi giovani, come il ciclismo ha fatto presente, che faticano ad avvicinare i giovani, quindi magari su certe realtà potremmo anche pensare di studiare insieme dei momenti per far conoscere meglio questo sport e magari proporre noi come amministrazione delle iniziative che potrebbero raccogliere nuove iscrizioni. L'idea è quella di creare un gruppo di lavoro permanente, rispetto un po' come per gli stranieri, un gruppo di lavoro che consente di creare momenti sul territorio strutturati che valorizzano le realtà presenti e sicuramente una maggiore attenzione alle strutture sportive. Io credo che per troppi anni qualche interventi non ne sono stati fatti, quindi adesso veramente c'è un lavoro enorme, quindi rispondere in maniera efficace a tutte le necessità che io ho rilevato nei vari luoghi di aggregazione è impossibile, però sicuramente l'impegno è quello di quantomeno fare una pianificazione e programmazione rispetto agli interventi da fare, perché ci sono realtà veramente importanti che sono cresciute tantissimo e che potrebbero portare Cassano veramente a livelli alti nello sport. Per cui io credo che l'impegno che ci possiamo prendere va in questa direzione, e consapevoli del fatto che lo sport è sicuramente un antidoto naturale a certi fenomeni di emarginazione dei ragazzi che purtroppo, ecco questo sì, a Cassano stanno aumentando. Cioè il problema del penale minorile o del disagio minorile sta sicuramente, è un fenomeno che sta aumentando ed è a rischio. Quindi lo sport come il centro di aggregazione giovanile sono risposte che noi stiamo cercando di dare per avvicinare a noi quei giovani che in questo momento magari non hanno alle spalle o famiglie di un certo tipo o si trovano ad affrontare momenti di difficoltà da soli, ecco, questo sicuramente. Ringraziamo Arianna della sua disponibilità. Io posso approfittare per fare gli auguri di buon Natale a tutti, certo, perché si avvicina a voi le famiglie, un sereno Natale, riposo per chi...